Elisa, titolare dell'Osteria Bacio Femmine. Ci troviamo a Scheggino e io sono proprio davanti al vicolo Bacio Femmine, da cui la mia osteria prende il nome. Il vicolo è un vicolo stretto e lungo e quindi la leggenda narra che i due, non passandoci, l'unico modo era quello di baciarsi. L'osteria apre le sue porte nel 2002, dopo una attenta ricostruzione di vecchie cantine risalenti al 1200. E la nostra è un'osteria tipica e la nostra cucina è regionale, anzi è proprio della Valnerina, della bassa Valnerina, dove i prodotti principali sono il tartufo, la trota, i gamberi e la pasta fatta in casa. Per il giro gastronomico dell'Umbria andremo a preparare gli strengozzi, trota e tartufo. Prima ho preparato la sfoglia della pasta fatta in casa con uova, farina e un goccino di vino bianco. L'abbiamo stesa e adesso prepariamo gli strengozzi, che nonna diceva che devono essere erti de stenderello e fini de cortello. Eccoli, eccoli qua. Mettiamo dell'olio nella padella. L'aglio, facciamo soffriggere un po'. Allora, mettiamo i filetti di trota. Qui abbiamo tolto le rischie, un pochino di rosmarino che serve a dare un po' di sapore, un pochino di sale. La deve cuocere poco, quindi è proprio già pronta. Strengozzi nell'acqua. Lo strengozzo c'ha siccome una pasta fresca, c'ha una cottura molto breve, quindi nel giro di 2 minuti è pronta. La pasta è pronta. La sgammiamo. Mettiamo nel piatto e per finire una bella spolverata di tartufo. Il piatto è pronto, buon appetito! L'Osteria Bacio Femmine, oltre alla trota, al tartufo, naturalmente come prodotti tipici, è anche legata a un'azienda agricola, che è la nostra azienda agricola, dove mio marito alleva bovini, ovini e suini, e quindi la nostra cucina e le nostre carni sono a chilometro zero. Produciamo anche salumi e formaggi. Venite a trovarci per gustare tutti i nostri prodotti.